Buongiorno e benvenuti a Medicina 33. Il trapianto di rene oggi. Abbiamo seguito un trapianto dal primo annuncio di disponibilità dell'organo al contatto con il paziente. Siamo andati all'ospedale San Camillo di Roma. Spesso è con una telefonata nella notte che inizia la lunga maratona che porta ad un trapianto. Pronto? Senta, io chiamo dalla rianimazione dell'ospedale Grassi di Ostia. Abbiamo appena cominciato un accertamento di morte. C'è un potenziale donatore, il centro regionale per i trapianti si attiva, in pochi minuti incrocia i dati e individua fra migliaia il profilo del potenziale ricevente, poi il cross match, un test che conferma la piena compatibilità fra i due, che dice se il trapianto si può fare. Ieri sera alle 10.30 mi hanno chiamato e sono venuta. Ieri sera? Che avevano trovato un rene probabilmente compatibile con me. Noi arriviamo in questo momento, chiamati dall'equipe dell'ospedale San Camillo di Roma. La signora che riceverà il rene spiantato ad Ostia è pronta, arrivata anche lei poche ore fa. L'emozione è grandissima. Sì, da ieri tutti agitati, la famiglia, fratelli, i figli, che è partito da Napoli, perché ce n'ho uno da parte e uno all'altro. Andrà bene? Incrociamo le dita, speriamo di sì, ma gli altri sono andati tutti bene. Non vedevo l'ora, perché con la dialisi non è una vita, si vive a metà, a giorni alterni. Insufficienza renale terminale, è il suo caso, una situazione per cui se non si trapianta un rene si può vivere solo in dialisi. Nel nostro paese sono 50.000 i dializzati, quasi 10.000 aspettano un rene e lo aspettano in media per 3 anni. Questa signora in particolare è stata molto fortunata perché erano solo 10 giorni che era stata immessa in lista d'attesa e per la sua elevata compatibilità col donatore ha ricevuto un trapianto di rene molto rapidamente. Il trapianto di rene è necessario in tutte le persone che sono idonee al trapianto e che sono in dialisi per una malattia renale che ha distrutto la funzione renale. Queste cause sono diverse, le più frequenti sono l'ipertensione arteriosa e attualmente anche il diabete sta diventando una causa frequente. L'organo intanto è arrivato in sala operatoria, inizia un lavoro di preparazione meticoloso, il rene deve poter tornare a funzionare. Gli organi del donatore vengono testati quanto alla sicurezza per il rischio di malattie infettive e in particolare anche il donatore viene studiato per essere certi che non ci sono malattie neoplastico-tumorali. Eccolo, è il momento della verità. Il rene è nella sua nuova sede, il sangue torna a fluire, la tensione lascia il posto ad un sorriso. Com'è andata? Bene, molto bene, è un intervento abbastanza complesso, ma il rene già sta funzionando. Faticoso? Faticoso sia fisicamente sia psicologicamente. Siamo reperibili 30 giorni al mese. Giorno e notte, questo è il terzo trapianto che facciamo in 4 giorni. E cosa vi ripaga? Ma la soddisfazione è tanta. Anche la sicurezza. Il modello italiano dei trapianti è stato considerato il migliore d'Europa, adottato anche in altri paesi dell'Unione. Garantisce tutti, riceventi e donatori. Noi preleviamo gli organi solamente quando siamo certi che una persona è deceduta, e questo avviene secondo dei criteri che sono ormai definiti da oltre 40 anni e che non hanno subito nessuna revisione, nel senso che sono dei criteri ormai consolidati. I dubbi sono solamente dei dubbi emotivi, non scientifici. Che cosa ha provato quando ieri sera le hanno detto che c'era un organo compatibile? Ho pensato alla famiglia della persona che ha perso una persona cara e ho pregato per la persona che è morta e per la famiglia, perché il Signore gli dia la forza di andare avanti.